Buongiorno, buon mercoledì dalla bettola di Betta. Mercoledì, mercoledì Prada o Bobby. Comunque, allora, mia sorella è da stamattina che ci teneva a dirlo. Praticamente una di voi l'ha vista a Porta di Roma, tra l'altro c'ero anche io Po un giorno. povera disgraziata, E insomma. le ha detto comunque dal vivo sei molto più in forma rispetto a come risulti nei video. Quindi è il telefono suo che mi ingrassa, No, quindi la prossima volta è. dalla nutrizionista glielo dico Infatti pure a subito. me quando ho incontrato la ragazza a Porta di Roma mi ha detto la stessa cosa, mi ha detto Madonna, no, no, comunque te la metti sempre nei video, alla fine sei normale, cioè da come ti descrivi, da come ti riprendi, manco, cioè non sembri così, cioè non sei così, no? Quindi ho detto praticamente il telefono ci fa due abbacchi a rotelle. Va bene, comunque. Ma pure io ti voglio bene, cioè ci mancherebbe, però boh. Vabbè, comunque niente, oggi era mercoledì, quindi io volevo andare al mercato e il tempo ha deciso di Anche diluviare. no. Ieri facevano 26 gradi, raga, il sole sembrava di nuovo Oggi 15. estate, oggi 15. Questo ciuffo E mia pazzo. sorella è contenta di tutto Certo, deve questo. piovere per 3 giorni, così domenica ci sarà il sole. Lei è convinta che le Le nuvole si nuvole devono scaricare, si giusto? scaricano. Scaricare. E La domenica teoria c'è la dell'albero rosso, comunione. quella. No. Quartiere. Sì, ma infatti meno male che lei insomma non fa giuliacci perché insomma Mamma mia. con le allora ragazze, oggi ci sono le nuvole cariche, però non vi preoccupate, per il weekend se sono scaricate potrete andare al mare, cioè le previsioni di mia sorella. Allora, mia sorella mi ha preparato un hamburger con olive taggiasche e qua non lo so, ha bruciato verdure varie. No, sono le melanzane che sono scure. Sì, dicono Vabbè, tutti comunque così. sono E carote, melanzane e zucchine. lì E cetrioli. cetrioli tagliati però, Sull'onda di questa battuta inizierà il mio eh. C'è pranzo. pure un tozzo di pane, vai. Grazie. Mi inquadro io, se no poi rompo i coglions. Siamo qui per la nuova apertura di Pepco. Praticamente devo comprare delle cosettine ad Aurora e quindi ho detto andiamo da Pepco che non ci andiamo mai. Così almeno compro qualcosa. E siamo al E dopo Dima 3 secondi Shopping. che ero in macchina mi fa: ma dove stai andando? Sempre da Pepco. Che ne so, ho aperto uno nuovo al Dima Shopping perché L'incubo di ogni ero di tassista. Roma. E invece io pensavo che andasse a quello di Casa Albertone, quindi ho detto ma do cacchio vai? E invece niente, mo andiamo qui, facciamo un giretto e vi inquadro qualcosina. Eccoci, mia sorella è già entrata perché lei non aspetta mai. Allora, da Pepco al Dima Shopping c'erano tantissime cose carine, secondo me, soprattutto da bambino. Da bambino c'erano poche cose, diciamo, leggere, un po' più estive. Guardate, per esempio, questi pantaloni bellissimi, queste ciabattine dei Looney Tunes. Per casa, invece, devo dire, c'erano davvero tantissime cose interessanti. Mi hanno colpito soprattutto, e credo che poi li prenderò, questi orecchini estivi. No, No, vabbè, ragazzi, mia sorella. niente la luce fuori. Ci ho portato almeno due. Dici che c'è qualcuno muove Ma non ha scelto se anche. l'avessero chiamato, cioè zero era premuto se doveva aver mano. No, perché succedono Perché già così. qui almeno uno Sono così sta la luce qua. sono così film. Mamma Nessuno sa perché succede qualcosa. mia. Mamma mia. Ok ragazzi, posso finire anche di vloggare perché ora siamo a un piano normale dove c'è Mamma gente. mia. Ragazzi, niente, la sfiga ha voluto che non c'era niente da Pepco. Poi mi ha portato da Hokkaidi, credo si chiami. Ma tutte le taglie di Aurora non ci stanno. Perché è dimagrita tanto nell'ultimo periodo. Aiutatemi, vi prego. Quindi niente, ora mia sorella mi ha portato da Carrefour. Devo prendere due cose di spesa. Ciao ragazze. Ah, quindi sei venuta per i tuoi interessi, No, non è vero, non devo mi hai fare la fatto spesa. credere che ci fosse Già che qualcosa. c'eravamo. Cioè, però sono delle cose carine, ho già d'occhiato. C'erano cose davvero carine, soprattutto per i bimbi piccoli, devo essere onesta. Oh ragazze, mai ricerca più difficile di trovare una t-shirt con leggings a un prezzo accettabile. Mo siamo da OVS, speriamo almeno qua dentro a qualcosa, no? No, Una l'altro negozio certa. non c'era proprio la taglia, cioè pur volendola Sì, no, pagare. vabbè, ma ormai sono sfigata con Aurora, la sua taglia è tipo la super venduta. Che figo. Allora ragazzi, alla fine da OVS qualcosa ho acquistato. Comunque sentite il pianto di Auri.
perché c'è Claudio che le sta mettendo il cappotto, quindi lei sta piangendo. Perché in tutto ciò, a parte che c'è il rossetto ovunque, comunque in tutto ciò sono andata a prendere anche Aurea e mi sono rincontrata con Claudio. E adesso ne stiamo approfittando per andare da Scarpamondo a comprare i sandaletti per la comunione. Anche se dato il tempo non so se optare per un sandaletto, magari per una ballerina, boh. Mo vediamo. Felicità. Ragazze, primo paio di scarpe provate, ti piacciono? Che belle! Vieni, proviamo gli altri, papà. Che belle pure queste, fammene un po' vedere, fammi vedere il piedino. Wow! Fa vedere, fa vedere! Wow! Questo ovviamente non per la comunione, però guardate che carine. Molto trash come piacciono alla mamma. Gira un po' il piedino, fammelo vedere. Eccola! Comunque anche da donna, siamo all'outlet di Scarpamondo, hanno delle scarpe davvero interessanti con degli ottimi prezzi. Queste sono troppo carine, solo che non mi ci trovo senza laccio alla caviglia. Anche guardate che belli questi sandali gioiello a 25 euro praticamente. Questa anche è molto carina, sempre a 20 euro. E c'è la versione argento. Brava, portala, portala che dobbiamo comprarla. Vai amore, brava. Ragazzi, allora siamo tornati a casa e niente, anche oggi mi hanno detto al nido che Aurora era un po' stranuccia, le hanno misurato più volte la febbre perché è molto nervosa. Purtroppo sta mettendo i canini e quindi è nervosa, infatti la febbre non ce l'ho anche io. Se sta a casa gliela misuro, ma non ho nulla. Comunque vi faccio vedere alla fine quello che ho comprato da OVS, praticamente lo shopping è di Aurora e una cosina si è presa anche Claudio. Comunque allora da OVS ho comprato tutti dei vestiti, in più vi faccio vedere anche due cose che si è presa mia sorella che domani glieli porto se li ha scordati nella bustina. Comunque si è presa questi orecchini meravigliosi secondo me perché sono oro, tutti sbrilluccicosi e bianchi pendenti, molto carini, 3,99. E poi ha comprato questa collana che è a tre fili, vedete, che richiama appunto gli orecchini alle perle sia bianche sia trasparenti e tutte appunto i separatori oro. Questa pagata 9,99 euro, secondo me sta benissimo anche con, cioè, gli orecchini sono abbinati. E adesso la rimetto nella bustina e domani glieli porto. Poi, allora, ho trovato in offerta della linea Fagottino a 6 euro. Praticamente c'era la magliettina con il pantaloncino. Allora, il pantaloncino, vabbè, è un pantaloncino semplice. E la magliettina è tipo una canotta con tutti tipo fiori... estivi, ecco, possiamo dire così, rosa oro, molto carina secondo me, anche come pigiamino la sera, insomma molto carino. Per quanto riguarda invece magliettine carine, ho trovato questa della nuova collezione a 3,95 euro, una t-shirt con appunto l'unicorno, molto molto carino. Amore, guarda che bella la tua nuova maglietta, c'è scritto Magical Friend, eccola qui Aurora. Poi un'altra maglietta che ho comprato, molto carina, c'è tutta la nuova linea così, molto esotica, qui c'è scritto Sunny Flower e ha le maniche, vedete, tipo in un po' frufru sbarazzine. Questa stava a 4,95 euro. Poi in offerta a 4 euro ho trovato questi pantaloni, un pantalone semplice con tutte stelline a base blu, molto molto carino. E appunto ho speso circa 20 euro. Poi siamo andati appunto all'outlet Scarpamondo, quello in particolare dove siamo andati noi sta a vicino da Mega Shopping sulla Prenestina. La cosa carina è che ha i muri, diciamo, le pareti con le scarpe fine serie, quindi che vuol dire che c'è praticamente solo un numero di quella scarpa e stanno anche al 70-80 90% di sconto. Allora, Claudio ha comprato delle scarpe sottopiedi 4D Active Foam, che sono quelle perfette, diciamo, per camminare col plantare
insomma, da tutti i giorni, di questo colore tipo verde militare, sono molto molto belle, sono della View, si chiamano, e ha detto che sembra di avere tipo delle ciabatte, e queste stavano al 40% da 36 euro, da 37 euro, diciamo, la pagate meno il 40%. Queste sono di papà. Per quanto riguarda Aurora, le abbiamo comprato due paia di scarpe. Allora, la prima è di Balducci, io neanche conoscevo il brand, ma ho visto che ha praticamente tantissime scarpe molto costose. Infatti, pensate, il prezzo di partenza era 60 euro 58, appunto, essendo fine serie, poi stava al 50% di sconto, quindi comunque l'abbiamo pagata meno di 30 euro, e sono delle scarpe meravigliose, sono praticamente delle possiamo dire ballerine a forma di sandaletto. La cosa carina è che hanno questo fiocchettino con tutti svaroschini, e sono con la scritta Balducci con un cuoricino, e riprendono appunto il giacchetto di Aurora. Ciao. Oddio, ma sei sempre... Mi dico papà, andiamo a vedere. La cosa che è molto bella di queste scarpe è che sono, a parte hanno tipo il plantare proprio, non so se si vede, ma sono fatte bene nei minimi dettagli, anche tipo la suola ha tutti i fiori, insomma è molto fatto bene. Queste chiaramente le metterà solamente il giorno della comunione, e poi da lì le inizieremo ad usare. Abbiamo preferito prendere una scarpa chiusa davanti, perché se farà freddo, appunto, se è nuvoloso e piove tipo oggi, le metteremo le calze. Se invece fa caldo, chiaramente le calze non le metteremo, e quindi niente, questa scarpa si presta sia con sia senza scarpe, senza calze, scusatemi, mentre il sandaletto aperto sul davanti ovviamente non, cioè è brutto mettergli la calza, ecco, quindi questa è la soluzione migliore, insomma, che abbiamo trovato, e sono esteticamente secondo me molto belle. Poi l'ultimo paio che le abbiamo prese sono di Primigi. Raga, questi siamo rimasti scioccati, perché stavano a 10 euro, 9 euro e qualcosa, e adesso ci sono quelle di Aurora. Aurora, quando è uscita appunto da il negozio, le ha volute subito indossare. Comunque sono queste, sono fatte tipo simile al modello di prima, sono delle scarpette davvero molto fatte bene, hanno il cuoricino qui, qui c'è scritto appunto Primigi, c'è un altro cuoricino qui, sono davvero molto molto carine, estive, insomma comode, per 9 euro, essendo una fine serie, appunto alla parete della fine serie, gliel'ho volute prendere. Anche in questo caso hanno la suola super foderata, morbida, si piegano, sono leggerissime proprio, quindi perfette per appunto le bambine, i bambini in generale. Poi Primigi appunto fa proprio le scarpe primi passi, sapete che è molto all'avanguardia, io le trovo esteticamente molto belle. Poi non lo so, fatemi sapere voi. E questo appunto è il nostro shopping di oggi. Adesso dovrei andare a Risparmio Casa, perché ho finito praticamente lo sgrassatore e devo prendere i pannolini per il nido, perché appunto Aurora li ha terminati. Sinceramente sono stanchissima, non ci andrei, vi dico la verità, mi metterei a casa, e voi sapete quanto amo girare per Risparmio Casa. Però purtroppo sono cose che non posso rimandare, soprattutto i pannolini per Auri, perché appunto già oggi non gliel'ho portati, perché praticamente quando è andata a prenderla Claudio, che era lunedì, c'era scritto sul foglio pannolini, quindi no, martedì, ieri, quindi stamattina mi fa i pannolini e io non li ho portati. Lei fa: vabbè, lo so, ti è venuto Claudio, se lo sarà dimenticato, portameli domani. Quindi già oggi hanno usato diciamo o quelli di altri bimbi o le scorte, credo che abbiano in generale, quindi ecco, diciamo che sono urgenti. E basta raga, questo è tutto, basta, e adesso vado e mi riposo 5 minuti e poi niente, vado a comprarle. Tra l'altro sono andata oggi da OVS e il reparto tipo sotto faceva un caldo, raga, si moriva, infatti mi stava girando la testa e mi veniva da svenire. Sono andata subito a mangiare una cosa zuccherata al bar con mia sorella, perché mi stavo sentendo male. Poi mi sono ripresa, anche lei si stava sentendo male, le veniva da vomitare, e non è incinta, quindi non è una questione che dici vabbè sei più delicata te che sei incinta, no, perché anche lei si stava sentendo male. Purtroppo i negozi, giustamente con questo tempo,
possono accendere anche i riscaldamenti, no? Però poi dovrebbero avere degli aereatori. Mamma mia, stavo morendo, vi giuro. Per fortuna poi tutto è bene, quel che finisce bene, però insomma, ho avuto giramenti di testa, ho detto, mi accascio al suolo. Invece lei mi faceva, no, siediti, adesso andiamo un attimo al bar. Quindi poi appunto mi sono ripresa. Ragazzi, guardate, sto cucinando la cena nel barbecue. Sto facendo salmone alla griglia con peperoni e una fettina di pane grigliato per Ele. Allora ragazzi, alla fine ero stanca, morta, quindi da Risparmio Casa non ci sono più andata e ci andrò prossimamente al nido. Poi ho portato alcuni pannolini che avevo dentro casa, insomma nel pacco, l'ho diviso a metà, glieli ho dati e metà sinceramente li ho portati. Poi insomma Risparmio Casa aspetterà, eravamo veramente molto stanchi. Ci siamo visti Eldorado, il cartone con Aurora, che tra l'altro l'ho visto tutto, io l'avevo già visto, mi piaceva tantissimo e quindi sono stata contenta di rivederlo, anche perché alcune cose me le ero scordate, l'avevo viste da piccolina, per cui insomma è un cartone molto carino per tutta la famiglia. E nulla ragazzi, vi lascio alla giornata di domani, che per voi è subito dopo questa. Ragazze, allora buongiorno, buon giovedì, sono appena tornata a casa da lavoro e ho messo su diciamo il pranzo, molto semplice oggi, dopo ve lo faccio vedere, e in più sto preparando anche il pranzo per Claudio, poverino appunto, lui praticamente stacca da lavoro e dobbiamo correre a fare il come si dice, il B-test oggi. Infatti sono molto emozionata perché lo rivediamo o la rivediamo dopo quasi un mese, perché io la prima ecografia l'ho fatta, quella classica che si fa insomma per vedere se si è impiantato bene tutto quanto, io parlo al maschile ma non sappiamo il sesso, no? E insomma si fa comunque tra la quinta, l'ottava, la nona settimana, insomma subito, e quindi niente, poi da lì adesso sono quasi alla 13. E niente, sono passate appunto 5 settimane da allora e di conseguenza è da un po' che non lo vediamo o non la vediamo, e sono molto emozionata, non vedo l'ora. Il B-test, diciamo che innanzitutto vabbè, si preoccupano di fare la traslucenza nucale, quindi cose un po' più bruttine e serie, ed è giusto controllarle, però appunto essendo poi la ginecologa privata comunque mi farà vedere il cuoricino, insomma tutto il resto. Poi c'ho un'altra ecografia pubblica settimana prossima, quindi vedremo se in caso non si è fatto vedere oggi, che magari è un po' timido o timida, se si farà vedere la prossima, ma l'importante è che mi dicano appunto che va tutto bene, che sta bene eccetera eccetera. Però ecco, ci tenevo a dirvelo, oggi ho fatto questo trucco rosa, purtroppo c'è il tempo che stamattina faceva caldo, infatti io mi sono vestita con questo vestitino molto carino, preso sempre da Shein, tutto floreale col tacchetto, molto carina oggi devo dire. Adesso sembra che sta diluviando, sta per diluviare, infatti tornando alla macchina il vento mi alzava il vestito, ho detto ok, forse dopo mi metto i pantaloni, perché se poi piove insomma fa pure freddo, sono fredda alle gambe. Comunque tra poco mi faccio la doccia, mi lavo i capelli e mi sistemo un pochino e poi andiamo appunto a fare questa eco, e sono contenta, ecco, sono molto 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 contenta. Ci porteremo un bigliettino che io non leggerò, Claudio ancora è indeciso perché Claudio è una persona molto curiosa, in realtà anche io, però su questa cosa so resistere perché comunque io avevo il desiderio di avere una femmina, per cui ormai è stato realizzato e di conseguenza se nasce maschio sono contenta perché sarò mamma anche di un maschio. Non credo ci siano chissà quali differenze, insomma, perché insomma i figli sono cuore di mamma a priori dal sesso, però appunto secondo me è carino avere anche la coppia, insomma. Però se è femmina ovviamente sono più felice, perché cioè sono comunque felice perché comunque so il rapporto che ho con mia sorella e non potrei augurare di meglio ad Aurora, ma queste cose credo di avervele già dette, quindi insomma non ho preferenze, voglio solo che sta bene. Sarà che è un periodo che su Instagram mi capitano tutte mamme appunto che purtroppo hanno i figli malati, quindi diciamo ecco, la mia preoccupazione maggiore in questo momento
è questo, quindi oggi spero che vada tutto bene, incrociamo le dita e non vedo l'ora. Quindi niente, sinceramente del sesso vi dico la verità, io resisterò, glielo farò scrivere su un bigliettino, poi Claudio se vuole se lo apre, se lo legge, vede lui, e poi lo consegnerò a mia sorella che così preparerà lei, stiamo ancora decidendo se il palloncino, quello classico che si buca così lo buca Aurora, o se il pallone che lo calcerà invece Claudio. Comunque io voglio che per me sia una sorpresa questa volta, l'altra volta no. Questa volta sì, quindi se oggi lo scopriamo a breve faremo il gender reveal, altrimenti sarà rimandato. Comunque presto, insomma sono a 3 mesi, quando ero incinta di Auri l'ho scoperta a 5 mesi con la morfologica, quindi direi che già sta botta potrebbe andarmi meglio. Ecco il mio pranzo, allora hamburger, zucchine e in microonde sto scongelando il pane perché io lo surgelo, insomma, per averlo sempre fresco. E niente, buon pranzo. Ragazzi, il genio che in me pensava di avere l'appuntamento alle 3:30, di uscire di casa alle 3:30. Invece, ovviamente alle 3:30 devo stare lì, ho appuntamento con Claudio alle 3:10. E niente, quindi non ho fatto in tempo a lavarmi i capelli, mi sono fatta la doccia, mi sono cambiata, è riuscito il sole, quindi non si capisce niente di questo tempo. Comunque praticamente la dieta sta funzionando, ho perso 1 chilo. E niente, anche al nido, il mio dottore che non mi vedeva da 3 mesi, quello di base, e mi ha detto: mamma mia, come sei dimagrita, anche al nido la maestra, ma stai dimagrando? Perché sì, sto a dieta, infatti i pantaloni mi stanno un po' larghi. Comunque volevo farvi vedere la pancia perché secondo me adesso si vede. Allora, questa qui è la pancia, un po' è carbonara, ragazze. Però guardate pure la maglietta, tipo che non mi entra più. Guardate qui, eccolo qui, il fagiolino, la fagiolina. Comunque io vedendo la pancia la vedo molto più bassa rispetto a quella che era di Auri. Qui c'è il portapranzo di Claudio che mi ha espressamente chiesto una mostra. E niente, adesso praticamente vado, mi sistemo un attimo un pochino il rossetto e i capelli, e poi i capelli li laverò stasera. Oggi ho fatto praticamente la doccia da testa in giù. Fatemi sapere se ogni tanto lo fate anche voi, perché per lavare i capelli, raga, ci si impiega tantissimo, soprattutto ad asciugarli, soprattutto se avete la steppa come me. Adesso mi bevo un po' di tè e scappo, ci aggiorniamo. Allora ragazzi, siamo appena arrivati, c'è un cagnolone che sta abbaiando, non so per quale motivo, e c'è Claudio Corello che sta pranzando. E niente, sei emozionato? Infatti io voglio sapere il sesso, lei no. Però ho paura che rimango male perché non si veda, come è successo con Aurora, mi avevo dovuto aspettare. Che vuol dire che ha paura? Che rimani male che non si vede? Io pensavo che lo dicesse, il sesso che dice non ti andava bene. No! Poi oggi gli ho detto anche il nome che gli vorrei mettere, lui mi ha fatto le facce che ridevano col nome, quindi vuol dire che l'ha bocciato. Però niente, io continuerò a insistere, tanto ho ancora 5-6 mesi per tediarti. Sei emozionato? Mamma oggi mia. Senti il cuore, eh? Ah, è vero, non abbiamo mai sentito ancora. No, l'abbiamo solo visto, ma non sentito. Buon pranzo, amore. Ma forse potrò riprendere, vero? Beh, sì, è privata, Dio santo, se non ci fa riprendere. No. Ragazzi, allora, come vi ha detto Claudio, il bitest è andato, tutto a posto, siamo felicissimi, ho sentito il cuoricino. Comunque, adesso siamo venuti a un centro commerciale che si chiama Dima Shopping, perché dobbiamo far lavare i vestiti per la comunione che stanno qui dentro, lavare e stirare, perché io per le cerimonie, insomma, preferisco così, penso di non essere l'unica, voleva farlo mia sorella ma già lo deve fare per la sua famiglia, quindi non gli ho voluto dare questo peso. Adesso sto aspettando che Claudio è andato a prendere il gettone perché noleggiamo la macchinetta per Aurora, così insomma sta buona, sennò poveraccia gira per i negozi, insomma si stufa. E le abbiamo preso appunto questa qui di Barbie, guardate che brava che è, suona pien pien. Allora ragazzi, dopo aver portato a lavare le cosine ci siamo fermati da Flunch per mangiare. Allora Aurora ha in teoria gli gnocchi con le patatine ma non le vuole, quindi si mangia le mie polpettine, vero?
io mangerò i gnocchi di Aurora. Come contorno mi ero presa appunto i fagiolini e i pisellini, che adesso darò un pochino anche ad Aurora. Invece Claudio si è preso gli spinaci, no, la cicoria ripassata, scusatemi, e l'hamburger da 300 grammi che però deve arrivare. Avevo preso anche il pane perché con le polpette andava bene, invece adesso no. Allora ragazzi, volevamo concludere il vlog, in realtà avevamo registrato un pezzo, ma però non so perché è sparito. Comunque sia, vi dicevo che il b-test è andato benissimo, fortunatamente è tutto nella norma, sta tutto bene. E siamo contenti che finalmente abbiamo rivisto il cuoricino. Mamma mia, raga, poi è talmente emozionante la cosa, a spiegarla non rende. Sì, ma comunque, cioè, io pensavo che col secondo provassi meno emozioni della prima, così mi avevate detto voi. In realtà, stupendo. Vedere il cuoricino è stupendo, sentirlo, perché l'abbiamo sentito. Poi abbiamo rivisto il profilo, raga, è impressionante, a me ricorda troppo il profilo di Auri, delle biografie di Auri. Comunque sia, la cosa più importante è che sta bene, tutto bene, ci ha fatto vedere le gambine, le braccine, insomma tutto, è stata gentilissima la dottoressa, insomma, ci ha fatto anche uscire una ventina di minuti perché si doveva girare per prendere bene la traslucenza. E quindi siamo dovuti uscire, ha fatto una passeggiatina e poi ha rifatto bene le analisi. Io so il sesso. Sì, infatti faremo presto il gender reveal. Non lo dirò a nessuno, però organizziamo subito il gender reveal. Sì, così in settimana andiamo a comprare tutte le cosine, non vedo l'ora. Esatto, ma lo organizziamo per bene, lo facciamo figo come abbiamo fatto per Auri. Niente, lui andrà con mia sorella a fare il palloncino. Esatto, perché sono gli unici che sanno il sesso e quindi loro due organizzeranno questo, però le decorazioni ci penserò anche io, perché ovviamente mi piace troppo. E tanto sono bisex, insomma, le decorazioni. E non vedo l'ora di scoprirlo, abbiamo già invitato tutti i parenti, abbiamo già scelto il giorno. Ovviamente anche voi sarete con noi indifferita, ma ci sarete anche voi. Vabbè, sì, tanto lo pubblico il giorno dopo il video, quindi praticamente lo scoprirete insieme. E non vedo l'ora di saperlo e siamo felici che sta tutto bene, quindi per cui adesso voglio sapere sesso e basta. Non so se resisterò, perché lo facciamo tra 2 settimane, quindi devi aspettare. Devo ricattare Claudio se devi aspettare. Tanto io il mio presentimento ce l'ho da quando sono rimasta incinta. Ognuno c'ha il suo. Vedremo se ho ragione o torto. Fateci sapere secondo voi che cos'è. Anzi, esatto, no, non fateci sapere. Scommetteteci voi. Sì, Claudio con i parenti vuole fare il toto scommesse. Esatto, toto scommesse. Vi mandiamo un grande bacio. E ci vediamo domani con un nuovo video. Bravo, ciao. Stavolta ce l'ho fatta.